in scena. Cara, Sara, devi entrare un attimo. Il Borghese Gentiluomo è stato scritto nel 1670. Essendo arrivato a Parigi un ambasciatore turco e all'epoca gli equilibri politici commerciali tra la Turchia e la Francia erano molto delicati, il re lo accolse nella sua grande sala di ricevimenti, vestito di tutto punto, pieno di ori e di pietre preziose. Quando questo turco uscì da questo convegno con il re, disse: noi al nostro paese così ci addobbiamo i cavalli. Il re si risentì molto di questo commento da parte di questo turco e quindi subito partì un'ambasciata verso Molière e verso Lully, che era il famoso musicista molto caro al re in quel momento. Lo scopo doveva essere quello di infangare il popolo turco. Doveva essere solo un canovaccio. Molière scrisse invece Il Borghese Gentiluomo, un capolavoro assoluto che è arrivato per fortuna fino ai giorni nostri nella sua freschezza, nella sua comicità. È straordinario. Potremmo definirlo un ricco artigiano, un uomo che ha guadagnato onori, favori, ma soprattutto ricchezze in termini economici. Arranca e si batte per attraverso queste persone che lui chiama a casa sua, che sono i maestri che lo dovrebbero istruire sulla filosofia, sulla musica, sulla danza, per poter ambire a questo prestigio che non riesce mai ad ottenere. In questo modo esprime una grande vitalità. Invece i nobili, che sono rappresentati dal conte e dalla marchesa, raccontano proprio quello che molto meglio di me è riuscito a raccontare Fellini nella Dolce Vita, ovvero il vuoto assoluto, la perdita di ogni desiderio nei confronti della vita. I classici ci offrono l'opportunità di guardare con gli occhi di allora il mondo di oggi. Molière riesce ad avere una crudeltà, una ferocia nei confronti del suo contemporaneo, sempre accompagnata da una grande risata. Concepire uno spettacolo pensando ad un ensemble mi piacerebbe che fosse una ricetta perseguita un po' in tutta Italia. Ci troviamo in un'epoca così strana ma così particolare che ci ha fatto assistere anche con dolore alla scomparsa dei grandi registi, far incontrare diverse personalità artistiche all'interno di un gruppo cambia completamente il punto di vista in favore della collettività dell'arte. Io ho scelto questo mestiere proprio perché ho sempre pensato che il teatro fosse un'arte collettiva, del racconto fatto al pubblico, alla gente. Questo credo che sia l'obiettivo di un teatro.